I'm gonna walk 100 miles. I'm gonna whistle all the way. Ciao, allora eccoci con questo nuovo video dei prodotti finiti, gli empties, in cui farò anche la review di come mi ci sono appunto trovata. Quindi, bando alle ciance, iniziamo subito. Molti sono prodotti della Douglas perché, come ho detto più di una volta, io collaboro con loro facendo parte dell'officina di bellezza e quindi mi inviano periodicamente dei prodotti da testare e appunto li ho terminati e quindi ve ne comunque parlo. Iniziamo però da un prodotto che non è della Douglas. Questo è della Caloderma, rigenera nutre il burro corpo per la pelle molto secca e secca, e con burro di karité e di cacao, e è questo qui. Allora, io questo qui l'ho comprato credo da Acquistapone o comunque in qualche supermercato, e devo dire è finito. Il profumo ancora si sente, è finito e mi ci sono trovata molto bene. Io questo lo utilizzavo prevalentemente per le gambe perché ho la pelle delle gambe estremamente secca, estremamente delicata, e dopo la doccia, se non mettevo la crema, mi tirava molto. E con questo mi ci sono trovata molto bene perché, essendo una formulazione molto corposa, molto comunque nutriente, dava quell'apporto di idratazione alle gambe che avevano bisogno. E questo viene sui, credo, 5 euro, una cosa del genere, però comunque dura moltissimo perché, essendo un burro, ne va utilizzato poco. Io prima di utilizzarlo lo facevo leggermente sciogliere e mettendolo vicino alla stufetta o appoggiandolo sul termosifone, in modo che comunque lo potevo poi stendere bene sulle gambe, e quindi mi serviva comunque ancora di meno. E ha durato tantissimo, è durato tantissimo e come ripeto, mi ci sono trovata molto bene. Anche il profumo era persistente, tuttora si sente dentro. Questa è la funzione all'interno. E sicuramente lo ricomprerò. Non adesso perché comunque avevo altri prodotti da utilizzare, però quando comunque li avrò terminati sicuramente lo ricomprerò. Un altro prodotto che ho finito, solamente è un prodotto di make up, perché io normalmente non li finisco, è della Clinique La Impact Mascara. Questo qui. Si vede? E lo scovolino, questo qui. Guarda, non è finito, però ha cambiato molto la consistenza, anche l'odore non è più quello di una volta, e quindi credo che abbia fatto il suo tempo. Allora, mi ci sono trovata bene perché, questo mi è stato regalato da un'amica, da una collega, mi ci sono trovata bene perché comunque separa, è molto naturale come effetto, separa le ciglia molto bene, le apre, quindi non fa i ciuffettini, dura, e non credo che sia waterproof, non c'è scritto, però comunque resiste anche bene, magari sudando un pochino di più, con l'umidità comunque resiste, e quindi ci tengo a consigliarvelo se comunque volete un effetto naturale. Un altro prodotto evergreen con cui mi sono sempre trovata molto bene sono i cerottini della Essence, quelli per togliere le impurità dal naso e dal mento. Io utilizzo prevalentemente quelli per il naso perché comunque li posso utilizzare anche appoggiandoli qui sul mento, e sono ottimi, li trovo migliori rispetto a quelli della Nivea, e personalmente li riacquisto ormai da anni, e soprattutto vedi subito l'effetto che fanno, perché una volta tirato una volta tolto vedi subito quello che ha tolto e quello che non ha tolto, quindi comunque il risultato è sul mano rispetto ad altri prodotti che ti promettono chissà cosa, però comunque i risultati sono alla lunga nel tempo. Questo subito togli e vedi subito il risultato. Ah, bella! Ciao mia! Ciao patata! Ciao, un bacio, ecco fatto. Altro prodotto
che ho terminato è la tinta della Olia. Questa l'avevo ricomprata ormai diverso tempo fa e l'ho riterminata. Come già vi avevo detto, con la tinta della Olia non mi ci trovo molto bene, perché comunque non copre molto i capelli bianchi. Qualcuno, uno o due, se no, li ritrovo sempre dopo aver fatto la tinta. In compenso trovo molto buono il balsamo, l'aftercolor care, questo lo chiama, quindi diciamo il balsamo da applicare dopo la tinta. Mi ci trovo molto bene, ha un profumo buono, lascia i capelli morbidi. Non la ricomprerò appunto più, proprio perché comunque la parte principale era la tinta, e se la tinta non funziona, cavolo, tutto, non sono soldi sprecati. Un altro prodotto che ho terminato, questo è della Pevonia e della linea Power Repair, il concentrato all'elastina marina. Questo è un campioncino che stava in una glossy box. Che dire, non ho visto alcun effetto, forse è troppo poco per vederlo, però comunque non ho visto alcun effetto, non ho avuto particolari risultati sulla pelle, anzi la pelle è esattamente come prima, e quindi comunque il campioncino non verrà tramutato in un prodotto a full size. Parliamo adesso di prodotti che mi sono stati inviati. Questo mi è stato inviato dall'ufficio stampa di Natura Amica, e mi sono inviato questo e altri prodotti della linea appunto all'allume di Rocca. Sia questi in Deo Spray, sia quello proprio l'allume di Rocca in cristallo, e appunto il deodorante all'allume di Rocca Brezza Marina. Eccolo qua. Allora, che dire, mi ci sono trovata molto bene, ha una profumazione molto delicata, persiste sulla pelle non essendo però invadente. Io lo uso in abbinamento proprio all'allume di Rocca puro, quindi al cristallo, quindi passo prima il cristallo e poi spruzzo questo, perché appunto mi piace avere un pochino di profumo sotto la ciola. E dura molto, nonostante sia in uno spray comunque molto diciamo molto corposo, non esce dal vaporizzatore molto molto vaporizzato, comunque ha più uno spruzzo che una vaporizzazione, però comunque dura molto. Questo ovviamente è tutto naturale, non ha alluminio, non ha alcol, non ha parabeni. Mi sono trovata bene con questo prodotto, mi piace molto la profumazione, perché a me piacciono le profumazioni quelle molto marine, molto agrumate, che poi sono le uniche che riesco a riconoscere. Quindi mi ci trovo molto bene. Ho gli altri della serie che continuo appunto ad utilizzare, le altre profumazioni, e quando appunto terminerò quelli valuterò se ricomprarli o meno. Comunque è un ottimo prodotto, soprattutto per chi vuole essere attento a quello che applica sulla pelle, e soprattutto per chi ha una pelle molto delicata. Io ho una pelle delicatissima già esterna, figuriamoci poi sotto l'ascella, che è ancora più delicata, e quindi questo mi sento di consigliare. Un prodotto che appunto non so se consigliare o meno, ma non lui nello specifico, ma nella categoria, è lo smalto, il rimuovi smalto a immersione della Douglas, della linea Nails Hand Fit. Appunto è il rimuovi smalto, quello a immersione, quindi metti il dito dentro c'è la spugnetta, non giri. Allora, come effetto sicuramente ha un effetto molto veloce, perché comunque giri il dito un paio di volte e lo smalto la maggior parte viene rimossa, quindi comunque ha una capacità di azione molto, molto rapida. Non mi piace il fatto che comunque col tempo tende ad assorbire la colorazione, nel senso, io utilizzo ad esempio la maggior parte del tempo smalti scuri come questo qui, di cui parlerò dopo, come questo qui. Inevitabilmente quando il colore si va a sciogliere si va a diluire all'interno dell'acetone che sta dentro la boccetta. E quindi col tempo il colore si accumula, la colorazione si accumula. Io con questo mi sono ritrovata che andavo a mettere il dito per togliere lo smalto, mi ritrovavo comunque sporca di acetone macchiato fino alle nocche, e sinceramente non è una cosa molto piacevole, perché poi una volta tolto lo smalto devo andare comunque a ripassare col batuffolo, con l'acetone, per togliere quel colorante, e quindi non mi piace particolarmente per questo punto. Questo appunto mi sono mandato dalla Douglas.
Mi è stato anche mandato dalla Douglas questo smalto che è quello che vedete perché l'ho ricomprato e è il Love It 36. Questa è una collezione natalizia della Douglas. Allora, che dire, è uno smalto che io amo pazzamente e appunto l'ho già ricomprato. Ha il doppio coperchietto come diciamo gli smalti di alta fascia. Che dire, allora io ci sono trovata molto bene. Allora, è molto pigmentato, basta anche una sola passata per comunque avere una stesura uniforme, per avere un colore pieno. Ovviamente, come con tutti gli smalti, con la seconda passata ottenete proprio la pienezza del colore, ottenete il top dallo smalto. E questo faceva parte di una collezione natalizia. Lo trovate però ancora in alcuni store Douglas. Io l'ho comprato ad Aprilia 2, però comunque in molti store è ancora presente. Chiedete comunque alle commesse e è molto bello perché io lo trovo perfetto sia per l'estate che per l'inverno perché è questo rosso bordeaux che varia di colore perché adesso voi lo vedete più scuro rispetto a quello che è in realtà illuminato. Si schiarisce di almeno due toni, quindi diventa un colore più acceso e quindi lo trovo perfetto io sia per l'estate che con l'inverno. Ho ricomprato io, perché appunto l'avevo già comprato io, della Essence, lo Studio Nails, il Better Nail Gel Nails, il Top Sealer. Allora, questo che dire, ve ne ho già parlato nei precedenti video dei prodotti terminati, è il, diciamo per me il top della categoria dei top coat. È perfetto per quello che cerco io, è perfetto, mi dà durata, mi dà resistenza, mi dà brillantezza, lo amo, lo ricompro, ricompro ormai da quando è uscita la Better Than Gel Nails, la ricostruzione delle unghie della Essence, che purtroppo adesso non c'è più, ma a favore della semi permanente che non la trovo così utile come potrebbe essere una simile ricostruzione. E unico aspetto, questo costa sui 2 euro, unico aspetto negativo è il fatto che comunque col tempo tende a diventare un gel più che uno smalto, cioè cambia consistenza, diventa più compatto e quindi non si stende più in maniera così ottimale. Io lo utilizzo perché comunque ormai ho preso la mano con l'applicazione e tutto quanto, però potrebbe avere una maggiore durata. Nonostante questo comunque continuo a ricomprarlo perché la qualità, il rapporto qualità-prezzo secondo me è altissimo, quindi ve lo consiglio. Come vi consiglio anche della Douglas, della linea Beauty System, questi pure mi sono stati inviati dalla Douglas, il Pro Age Lifting Eye Cream, quindi il crema contorno occhi. Allora, io questa l'ho applicata, la applico tutte le mattine e tutte le sere sul contorno occhi, quindi qui, contorno occhi, pure anche sopra. E mi ci sono trovata molto bene perché comunque lascia la pelle tesa, ma un teso sano, non quell'effetto tensore, diciamo tra virgolette innaturale. Oltretutto mi idrata molto la pelle, la pelle del contorno occhi, della palpebra mobile, dei bordi, e quindi comunque mi piace moltissimo. Questo lo trovate tranquillamente in tutti gli store Douglas. Come trovate in tutti gli store Douglas il Pro Age Active Serum, e questo è il serum viso, come per il precedente, come per il contorno occhi, lascia la pelle idratata, nutrita, ha un effetto comunque compattante per la pelle del viso e mi sento comunque anche questo di raccomandarvelo. L'ultimo prodotto di cui voglio parlare, questo sempre mi è stato inviato dalla Douglas, è il gel di Douglas Shawn e è il shower gel lavanda e timo, e è questo qui e fa parte appunto della linea lavanda e timo. Allora, io mi sono trovata molto bene, ho scritto un post anche per il blog della Douglas, vi lascio l'indirizzo qui sotto e anche qui.
Che dire, ha una profumazione molto delicata, è un gel doccia, quindi comunque ne serve molto poco. Io lo utilizzo con la spugna, quelle di plastica, tutte abbricciate praticamente, e ne serve pochissimo per fare una schiuma molto densa. Resta molto sulla pelle, nonostante il profumo non sia comunque aggressivo, è una leggera profumazione e lascia la pelle nutrita, lascia la pelle idratata e appunto mi piace particolarmente. Mi piace anche l'applicatore. L'applicatore infatti è fatto, no, sì, fatto così, e quindi appunto esce da qui e poi giro e metto sulla spugna. Sicuramente quando finirò gli altri bagnoschiuma che ho appunto da provare, lo riacquisterò. E basta. Quindi, detto questo, spero che questo video empties vi sia piaciuto. Se avete curiosità su qualche altro prodotto, lasciatemi un messaggio qui sotto, vi risponderò il prima possibile. Vi ricordo anche, se vi va, di seguirmi sui vari social, quindi Instagram, Twitter, Pinterest, e via dicendo. Troverete comunque tutti i riferimenti qui sotto. Vi ricordo il blog dove posto comunque articoli esterni rispetto al canale, articoli di moda, articoli di make-up, articoli di bellezza, anzi post perché è un blog, quindi non articoli ma post. Ultima cosa, stavo pensando di fare una serie di, l'ho scritto anche su Facebook, stavo pensando di fare una serie di video tematici relativi ai colori. Quindi ad esempio, io lunedì vi chiedo che colore volete che sviluppi in un make-up, voi mi direte colore. Allora io lunedì successivo lo appunto pubblicherò, lunedì o martedì stiamo promettendo, lo svilupperò appunto in un make-up, utilizzando appunto quel colore compatibilmente con i colori che ho a disposizione a casa tra palette, ombretti singoli, via dicendo. E fatemi sapere se come idea vi piace, e vi ricordo se vi va appunto di iscrivervi al canale per avere appunto essere sempre aggiornate e aggiornati sui video e per sostenere Corner Curvy. E basta, in compenso credo di avere un po' la mascella gonfia perché mi sono tolta un dente, il dente del giudizio proprio ieri, e quindi adesso sento il vuoto cosmico qui dentro. E nient'altro, un I'm saluto. gonna walk Ciao. 100 miles. I'm gonna whistle all the